Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Calcio Storico Story, il nostro percorso settimanale di avvicinamento all'edizione 2019 del Calcio Storico Fiorentino che RTV 38 come ogni anno trasmetterà in diretta. Alle mie spalle Piazza Santa Croce, il luogo dove anche quest'anno i coraggiosi, i valorosi calcianti si sfideranno sul sabbione. Ancora non ci sono le tribune, ovviamente ci sono i turisti, ma presto l'impianto, lo stadio del Calcio Storico tornerà a essere grande protagonista in questa piazza e come sempre a giugno il clima sarà caldissimo, anzi infuocato. Noi abbiamo incontrato questa settimana l'assessore alle tradizioni popolari e allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, e con lui abbiamo parlato di calcio storico. Ci stiamo avvicinando alla prossima edizione del Calcio Storico. L'auspicio è di vedere che cosa quest'anno? Di vedere un grande spettacolo, di vedere tre partite da ricordare, di vedere un bel calcio storico in piazza con tanto gioco, tanto orgoglio di rappresentare il proprio quartiere e di contendersi la vitella che rappresenta la città, il trionfo nell'ambito della dinamica cittadina che anima questo gioco meraviglioso. Ho a mente molto fredda, torniamo su quello che abbiamo visto l'anno scorso, cosa portarsi dietro ecco, nelle prossime edizioni? Io credo che limitare lo sguardo all'anno scorso rischia di non farci vedere il grande percorso che è stato fatto negli ultimi due lustri rispetto al calcio in costume, a quello che il calcio in costume rappresenta per la città. Adesso abbiamo quattro colori che sono a loro volta quattro istituzioni della città, sono dei punti di riferimento per i rispettivi quartieri grazie ad un grande lavoro da parte delle dirigenze, delle presidenze, dei calcianti stessi e questo ha fatto crescere tantissimo il movimento e negli ultimi anni abbiamo assistito davvero a grandi partite. Io credo che il modo migliore per far innamorare del calcio storico sia giocarlo e giocarlo bene. Grandi partite, ma non solo, un grande spettacolo che inizia prima della partita, finisce dopo la partita. Il calcio storico sono due momenti, diciamo, uno più prettamente storico e culturale, l'altro quello che si vive in piazza, ma l'uno non avrebbe senso se non ci fosse l'altro. Hai detto esattamente quello che è il mio pensiero, non c'è partita senza il corteo è parte essenziale, non soltanto integrante, ma è essenziale di quello che poi si concretizza sul sabbione di Piazza Santa Croce. Noi siamo molto fieri dei nostri oltre 550 personaggi storici che da Santa Maria Novella attraversano le strade del centro di Firenze, passando ovviamente da qui, da Piazza Signoria, prima di arrivare in Santa Croce, perché quello è l'esercito della Repubblica Fiorentina, l'esercito che in quel 17 febbraio del 1530 si stava difendendo dalle truppe assedianti, mentre ovviamente i calcianti di allora insicherno alle truppe nemiche, alle truppe al di là delle mura che allora c'erano, dimostravano quella che è il tratto fondamentale del carattere dei fiorentini, ovvero l'orgoglio delle proprie tradizioni, l'orgoglio della propria appartenenza, l'orgoglio appunto di essere innamorati della propria città. Qual è l'obiettivo del calcio storico del futuro? Quale manifestazione vi auspicate di vedere nei prossimi anni? Noi abbiamo cercato di lavorare su più livelli. Ovviamente il primo livello era quello di concentrarsi ovviamente sul torneo di San Giovanni, su quel che è il momento culmine e che al massimo rappresenta questa tradizione. In tutti i suoi aspetti, ovviamente, dalle squadre in campo, appunto come si diceva prima, ai personaggi storici con una grande partecipazione anche da parte dei gruppi alla vita, non soltanto del corteo ma della città tutta. L'ultima cosa che le chiedo, siamo in Piazza Signoria, siamo immancabilmente in mezzo ai turisti, un buon motivo che direbbe a un turista per appassionarsi, per seguire il calcio storico qual è? Ma è che lì c'è l'essenza più bella di Firenze, c'è l'essenza più vera, più autentica, più viscerale e che meglio rappresenta appunto lo spirito
degli abitanti che questa città meravigliosa l'hanno costruita e mantenuta e che continuano ad amarla ogni giorno che passa. L'interesse da tutto il mondo verso la nostra manifestazione è cresciuto tanto, lo dimostrano per esempio i nomi e la qualità delle testate accreditate in occasione del torneo di San Giovanni, penso dal National Geographic al New York Times, a emittenti neozelandesi, giapponesi, insomma davvero da tutto il mondo. Però quello che preme davvero all'amministrazione comunale è che sia una manifestazione fiorentina in cui i primi orgogliosi e presenti alle manifestazioni siano appunto i nostri concittadini, e questo penso sia un risultato che stiamo raggiungendo ogni giorno di più. E dopo aver parlato con l'assessore Vannucci lasciamo dunque spazio alle immagini, ai suoni, alle emozioni di Piazza Santa Croce per la partita che ci rivediamo questa sera, la semifinale del 2017 tra i bianchi e gli azzurri, una partita che sicuramente ha segnato la storia recente del calcio storico perché ebbe un esito imprevedibile, portò anche a delle conseguenze importanti sul piano disciplinare e in qualche modo ha anche poi condizionato l'edizione del 2018. Ma tutto questo, per capire meglio che cosa accadde, potete seguire appunto e rivedere quelle immagini. Semifinale 2017 del calcio storico, bianchi-azzurri.